il commissario Rex, Capri, Elisa di Rivombrosa e tante altre fiction. Come non citare a tale proposito il grande attore Caspar Capparoni, che oggi ha deciso di incontrare i suoi fan nella Sarnioro di Pescara. Allora Caspar, partiamo subito con alcune domande. Come ti sei sentito accolto dalla medesima azienda e dai tuoi fan? Accolto da chi ti vuole bene in qualche modo, perché ti fa capire che il tuo mestiere in qualche modo ha un suo valore, quindi non è soltanto una messa in onda, ma c'è anche dei sentimenti dietro, quindi lasci qualcosa, e questo è uno di questi momenti in cui ti viene manifestato quello che tu hai fatto, ecco. Ok, ti vedremo coinvolto in prossime fiction. A settembre, adesso proprio 2 giorni fa, ho finito le riprese di Solo per amore 2, che si farà su Mediaset, su Canale 5, settembre, ottobre, ora giù di lì, perché con la messa in onda. Ti piacerebbe ad esempio anche essere affiancato dalla presenza di animali, come oltre al commissario Rex sappiamo che sei a te sì, piacciono molto i cani. Averlo così tanto per averlo come accompagno, no, non credo, ma se fosse un'altra cosa similare a quella che ho avuto, ben venga. Un parere che lasceresti per te indispensabile per tutti i giovani che magari decidono di approcciarsi al mondo dello spettacolo per la prima volta? Questo è una cosa molto difficile, perché dare consigli su qualche cosa che non ha una vera e propria legge, non c'è un vero e proprio metodo. Senza dubbio l'unico metodo che io possa conoscere è quello dello studio, del continuo applicarsi su quello che si va a fare, quindi poca improvvisazione, pochi talent, molto studio, molta esperienza, molta gavetta, soprattutto studiare un po' anche le lingue e cercare di andare anche oltre i nostri confini, visto che il vantaggio che avete voi oggi giovani rispetto alla nostra generazione passata è quello di avere una possibilità di poter spaziare anche in altri posti, in altri paesi, e quindi hai una chance in più rispetto a noi che avevamo soltanto l'Italia. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.